preciso 480 più o meno. Fatevi brawler un po' più easy, fatevi brawler tutti al 20, così cominciano a non prendersi il reset. Un brawler molto skillato, quindi GG. Hai fatto Rico al 25, mi stai molto simpatico, però secondo me anche da te qua in fondo troverò delle porcherie. E infatti, ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Vi ricordate questo video? Beh, se ve lo siete persi vi consiglio vivamente di andarlo subito a recuperare, perché questo è l'episodio successivo al video delle statistiche. In quel video infatti vi avevo spiegato quali sono secondo me le statistiche più importanti di un account di Brawl Stars per capire se il giocatore che abbiamo davanti è forte o no. Visto che ho dato diverse, insomma, misure nel video, oggi vi mostro come applicarle, ok? Per fare ciò andiamo a fare qualche review degli account vostri. Quindi per quelli di voi che non solo mi seguono su YouTube ma anche sul sito Viola in streaming, oggi vi includo tutti. Andiamo infatti in una modalità dove posso far entrare solo uno di voi alla volta, quindi la duo showdown. Abbiamo appena trovato un'utilità alla duo showdown, ragazzi. Questo è per pochi, è perché ha visto appunto il video delle statistiche. Io vi faccio l'ultimo disclaimer: se non avete visto quel video andatelo a recuperare, e soprattutto io vi chiedo subito di lasciare un bel mi piace se questo video raggiunge i 3500 mi piace. Ragazzi, la sparo veramente fortissimo, vi porto un episodio 2. Ma se raggiungiamo, la sparo ancora più alta, i 4000 mi piace, porto un video di reaction agli account dei miei colleghi di YouTube, così vi faccio un po' di nemici, ok? No, è che portarlo sui pro player, che cacchio posso fare? Cioè, i pro player li guardo e mi metto a piangere, perché vorrei averle io certe statistiche. Ho scelto per l'occasione di mettere la mia Bonnie rank 35, brawler del quale sono super orgoglioso. È stato il mio unico rank 35 del 2022. Chissà se ne farò almeno uno anche nel 2023, e soprattutto quale sarà. Allora, abbiamo il primo profilo. È di questo ragazzo che si chiama Bloody. Allora, cosa guardiamo sull'account? Prima cosa, divisione più alta in singolo, oro 1. Bene, allora già qui mi viene da pensare che non è per forza scarso, perché non ha una buona divisione, ma non gioca PL. Questo pensiero mi viene confermato dal fatto che anche la divisione più alta squadre è piuttosto bassa. Tutto quello che riguarda la penultima e ultima riga delle statistiche non ci interessa. Come esperienza ha un 279 di livello, quindi è un player che ha giocato effettivamente, e ha un numero di win in solo e in duo abbastanza basso, e ha un 24.000 win tra i 3, quindi già secondo me è un buon player questo. Se facciamo un 24.000 più o meno diviso 480 più o meno, ci esce fuori un rapporto di 1 a 50 tra le vittorie 3v3 e le vittorie in solo, che è molto buono. È forse migliore anche del mio, ora che ci penso. Vedo che ha solamente 62 brawler, quindi non ce li ha tutti. Ha 35.000 trofei, quindi un 35.5, dai, arrotondiamo. Diviso 62 sono una media di 572 coppe a brawler. Questo dato non è buono. Prima di tirare le conclusioni su di lui, andiamo a vedere i brawler. Ok, c'ha un rank 30 che è Jackie, però io vi ricordo gli ultimi video che ho realizzato su Jackie, ragazzi, insomma. Infatti, allora, c'ha una Jackie, gli altri brawler sono tutti quanti rank 25 o comunque sotto in media. Vabbè, i brawler nuovi un disastro, però ci sta, li sta ancora livellando. Allora, capisci bene che con un account così la Jackie perde completamente di valore, purtroppo. Però io mi domando, se non hai pushato i rank, perché voglio dire, comunque hai un rank 30, non sei uno che gioca tanto, cioè sei un player che gioca da tanto, perché comunque una media di meno di 600 coppe a brawler è molto bassa, eh. Jackie l'ho fatta 3 season fa, vuoi lo screen alle 5 del mattino? Ok, ti credo. Comunque Bloody come player totalmente nella media, non... ho visto molto di peggio. Te l'ho detto quello che mi sembra. Mi sembri uno che gioca da tanto, ma non gioca spesso. Sicuramente uno degli account migliori che potrei vedere oggi, eh. Non lo so, la sparo già.
Vediamo il prossimo. Ok, Samuele. Vediamo un pochettino. Ovviamente mai visti a questi player. Aia. Vedo. Allora, ho visto delle cose che mi hanno fatto un po' male al cuore, ragazzi. Allora, come sempre, ultima e penultima riga. Non ci interessa. Divisione più alta del Power League. Oro 3. È davvero tanto bassa. Però chi sono io per giudicare? Sono il primo che ha dei livelli bassi in PL. La conferma che non giochi PL sia guardando la statistica in squadre. Vedendo la tua statistica di PL squadre, vedendo che hai solamente 4100 win 3v3, mi sembri il classico giocatore che mi scrive commenti del tipo non ho amici con cui giocare eccetera eccetera. Zii, gioca PL. Gioca PL, portati sulla statistica della PL solo e vedrai che poi la gente è molto più incentivata a giocare con te. Perché io vedo che giochi tanto tanto showdown. Hai più win in showdown di me. Che, cioè io voglio dire, ho 30.000 win 3v3. Tu ne hai 1.200. Hai un rapporto di win 3v3 showdown inferiore all'1-4 e più 1-3. Trofei ne hai 31.000 per 63 brawler. Siamo sempre sotto i 600 trofei, quindi bassino. Hai qualche rank 25. Buono Bibi, buono Sam. Però tutti i brawler abbastanza bassi. Un account su cui c'è ancora tanto tanto da lavorare, zii. Next one. Brawl Stars, con un nome così hai già vinto. Allora, vediamo un po'. Qui siamo su un account molto più tranquillo. Vabbè, la divisione in PL, ragazzi, non la stiamo neanche più a guardare. Poke win 3v3, poke win in generale. 20.000 coppe per 50 brawler. Lo facciamo il conto, per carità, ma siamo veramente bassi. Siamo sulle 400 coppe, zi. Hai già due rank 25, cioè è questo che non capisco, raga. Perché vi sparate di rank 25 se ci avete Cioè avete la maggioranza dei brawler ancora neanche al grado 20. Fatevi brawler un po' più easy. Fatevi brawler tutti al 20. Così cominciano a non prendersi il reset. Ma almeno li avete portati su. E poi fatevi il rank 25. È un po' un peccato. Per carità, dimostri che sei bravino, qua. Perché c'hai un crow all'11. Te lo sei fatto al 25, bravo. Però fatti le cose con calma, zi. Capisci che l'account così è totalmente sproporzionato. The next one. Abbiamo Farel. Allora, qua abbiamo già un account un po' diverso. Ma neanche troppo, in realtà. Il rapporto win 3v3 showdown è di 8,5. È anche buono, in realtà. Invece, coppe brawler. Hai un quasi 600 coppe di media. Però è ancora un po' bassino, secondo me. Vediamo i brawler. Allora, vedo diversi rank 25 fatti, che per il tuo account è molto buono. Hai tanti brawler al 20, però secondo me in fondo troverò un po' di roba bassa. No, in realtà no. In realtà no. Aggiustamente ti sei fatto tutto a 500, che è quello che dicevo al ragazzo di prima. Ok, così ti dico, molto uniforme, molto omogeneo come account. Ma vedi, il ragazzo di prima, l'ho visto adesso, mi ha chiesto, ma come faccio a fare crow al 30? Zi, non fare crow al 30, ma perché vuoi fare crow al 30 che c'hai i brawler e tutto il resto dell'account campato lì? Fai una fatica bestiale, è possibile che tu non ci riesca e il resto dell'account poi rimane così. Cioè, ho capito che a te piace il rank 30, ma poi uno vede il rank 30, no? Come ho visto prima il rank 30 con la Jackie, e pensa, è un po' sus sta cosa. Solga, questo lo conosco, vabbè, ve lo faccio vedere. Raga, io apro un account come quello di Solga. Cioè, io vedo già divisione più alta in PL solo, ha preso la Mito 3. Già lì parla chiaro. Ha 43.000 coppe, che comunque sono una media di 675, che non è male. Credo che sia più alta della mia, tra parentesi. E qua, giustamente, ci sono dei rank 30. Però con un... cioè, non c'è il rank 35 lì a caso. Ci sono i rank 30, i rank 26. Poi, oddio, magari qualche 35 ce l'ha pure, eh. Però non credo. No, infatti. C'ha qualche rank rosa, che è un po' brutto. Allora, qua c'è addirittura un rank gold e un rank... e un rank blu. Però sono brawler introdotti di recente. Quello ci può stare da portare su, comunque, questa roba, Solga. Però vedi, c'ha il suo Buster rank 30. Non ci sta male. Ma Solga, infatti, lo conosco. È un buonissimo giocatore. Poi abbiamo Belorenzo. Belorenzo è un rapporto di 1-2 win 3v3 showdown. Hai 56 brawler, 28 win 3v3. Non sto neanche a fare il conto. Vediamo i rank. Hai un sacco di rank rosa. Spero che almeno i rank... ok, guarda, in realtà pensavo peggio. Cerca di portarti tutto almeno 500 coppe, anche questi ultimi che ti sono rimasti. Poi o provi a cominciare a farti qualche rank 25, che vedo che ci hai anche già provato.
Oppure comincia a farti un po' di pelle solo anche te. Perché io vedo tante win in showdown. E tu, secondo me, sti brawler te le sei fatti in showdown. Infatti, ho visto, infatti, guarda qua, Shelly ti sei provato a fare al 25. Shelly è proprio brawler da showdown. Andiamo a vedere tipo una Bea. Bea ce l'hai 500 coppe, una Piper 500 coppe. Mi dice: Ferri, sto provando a fare tutti i rank 20. Infatti ci sto provando. Ma dove te li stai facendo sti rank 20, zii? Zii, in basket o in foot? Però, cioè nel senso, una vittoria su tre delle tue. E anzi, neanche, perché se consideri anche quelle in duo. Vabbè, se vogliamo essere bravi, una vittoria su tre l'hai fatta in showdown, zii. Magari adesso hai cominciato a giocare in 3v3, però hai giocato per tantissimo tempo in showdown. Capisci? Ok, vedi, infatti mi scrivi, sto provando a cambiare. Però, cioè, zii, capisci che comunque l'account parla chiaro. Uno vede due statistiche e le capisce le cose. Dirmi, gioco in basket, bro, ci credo fino a un certo punto. Fai bene a provare a cambiare. Forse prima di buttarti in PL tu potresti fare ancora un passo prima. Continuarti a fare rank 20, ma cercare di farteli genuini in 3v3, con calma, senza impazzire, nel chill. Poi abbiamo AlesFant04. Vediamo un po'. Ok, anche qua PL, niente da dire. Hai un 26.000 coppe per 49 brawler. Sono un po' pochini. Infatti hai una media di 536. Quindi buona secondo me. Vediamo infatti l'account. E infatti i rank parlano chiaro. Cioè c'hai tanti rank 20, spero tutti. E hai qualche rank 25. Ecco, questo è quello che intendevo prima. Vedi, si è fatto tutto il rank 20 e comincia ad approcciare qualche 25. Buono. Ha fatto 25 crow Daina e il primo ha provato a esagerare, andare a 26. Ci sta, ragazzi, se state workando andate su. E adesso comunque vedi, c'ha Maxine, Jean, Carl che li sta portando su. Non male, non male. Diciamo per come sei messo, in realtà sei messo abbastanza bene. Ma infatti il tuo rapporto Win3v3 solo è completamente diverso, è 3.2400. Non è 1 a 10, però ci stai arrivando a 1 a 10, diciamo. Non male, non male. Ok, qua abbiamo Happy Leo. Vediamo un po'. Attenzione. Allora, 16.200 diviso 630 è un rapporto di 1 a 25. Quindi tante 3v3. E si vede. Hai fatto 30k con 62 brawler, però. Brawler ne hai tanti, mi sa. Vediamo un po', infatti 480. Hai fatto un po' di PL solo perché hai la divisione diamante 3, quindi ci sta. Però secondo me troverò tanta poca uniformità sui tuoi rank. Beh, oddio, hai fatto tutto al 25. Ah beh, sì, hai fatto i 25 con calma e te li sei già ridroppati. Attenzione, no. Stavo per dire che l'account in realtà era molto uniforme, ma no. No, per niente. Vabbè, hai provato a droppare Shelly, ci sta. Allora, hai tanti brawler da fare al 25. Adesso stai facendo Mandy. Allora, sì, immagino che comunque non giochi tantissimo. Però sono tanto bassi. Certi brawler sono usciti da mesi ormai qua. Cioè, questa parte qua in fondo dell'account è molto brutta. Devi lavorarci, zii. Anche se sono bassi di livello, questi qua li porti su. Però mi piace sta cosa che hai fatto tutti rank 25. Quindi, GG. Bel profilo da questo punto di vista. Hai un buon numero di win 3v3. Quindi comunque stai giocando nella direzione giusta. E anche uno dei risultati migliori in PL che ho visto oggi. Quindi tanta roba. Bravo, bravo, bravo. Continua ad aggiustare quelle coppe sui brawler bassi di rank. Mi raccomando, Ok, Max, 5.000 win 3v3, un millino in showdown, il rapporto di 1 a 5, non è dei migliori che abbiamo mai visto, ma ci sta. Coppe, il rapporto ai brawler sono veramente poche, vediamo un po' i rank, hai tanti 20, hai qualche 25 che ci sta tutto, vediamo in fondo però, perché ho un po' paura. In fondo molto bene, è in fondo che ci sono un po' i peccatucci. Hai questi due brawler veramente bassi. Ash è uscito da un botto. Perché ce l'hai ancora? Ah, magari l'hai trovato da poco. Vabbè, ti dico, pensavo peggio in realtà da questo punto di vista. Tu secondo me potresti già cominciare ad approcciare un miglioramento in PL solo, Potresti cominciare a farci un pensiero. Quando hai quei momenti in cui hai voluto andare un po', magari faccio un pensiero. Ah beh, cosa vuoi? Mi chiede cosa potrei usare in questo momento in 3v3. Pushati Ash, ce l'hai a rank d'argento. Deadpool, bellissimo nome. Ok,
quasi un rapporto di 1-20 sulle 3v3 solo. Divisione diamante 1 sulla PL solo, quindi anche lì non è male. Hai 48 brawler per 22.000 coppe, quindi hai ancora pochi brawler, eh? Vediamo un po'. E infatti è un rapporto di coppe, di media di coppe abbastanza buono, quasi 500. E infatti hai tanti brawler rank 20, hai già fatto 2 rank 25. Addirittura un 26, hai fatto un 26 con Max, che è un brawler molto skillato, quindi GG. Hai fatto Rico il 25, mi stai molto simpatico, però secondo me anche da te qua in fondo troverò delle porcherie. E infatti 3, 6, 9, 12 brawler veramente completamente trascurati. Allora, ti manca una partita per fare tu e veramente due partite per fare Ash, quindi possiamo considerarli al 20. Però zi, dai, dacci una botta anche al resto, portali su, non tenerti sta roba bassa così, è proprio, sta proprio male. Cioè raga, io vi do un consiglio, fate come sai Mante, non so se avete presente, tenetevi brawler a rank 0, che proprio non li avete mai toccati. Quando cominciate a pusharli, fateli almeno 500 coppe, non tenetevi sta roba, queste vie di mezzo così, perché sono proprio terribili da vedere, rovinano un po' l'account. Però vabbè, è una cosa più estetica questa che ti dico. A livello di statistiche è molto bene comunque, bravo. Nickname, e ha il numero di coppe e la barra in generale completamente sballata. Penso che sia un glitchone, non lo so. Allora, livello 145, 6.000 win 3v3, probabilmente sta migliorando il discorso delle 3v3, ha un po' poche coppe, ha già un Dyna al 25 che è un po' prematuro secondo me vedere così l'account, ha tanti rank 20 e anche qua in fondo ragazzi secondo me troverò le peggio porcherie, c'ha tanti brawler bust, guarda quanta roba, Zì, c'è mezzo profilo da fare ancora, cioè sti account qua secondo me bisogna proprio, raga, prima di venirsi a far valutare un account bisogna togliersi un po' quella roba lì. Cioè io comunque regalo, vedete, quando faccio la settimana solo un brawler nel giro di qualche giorno e non gioco tantissimo, le 500 coppe le faccio e gioco con voi, quindi comunque prendo gente a caso dalla chat, toglieteveli easy, ok, sti rank 20. E poi così insomma date subito un po' più di vigore all'account. Secondo me in tantissimi sottovalutano il fatto che i rank 20 non vengono droppati e quindi vi alzano tantissimo la media di coppe dell'account. E soprattutto vedo che in pochi pushano la PL solo, che è un peccato. Lo so che fa venire nervoso, però è una statistica che vedo molto trascurata, peccato. Allora comunque mi fa piacere che si vede che siete miei iscritti, raga, perché ho visto, non ho visto quegli account in questo video terribili con tantissime winning showdown, quindi bravi. Però insomma, i consigli alla fine per migliorare sono quelli, ok? Quindi questo video potrei quasi chiamarlo come migliorare su Brawl Stars, perché in tantissimi mi chiedete, mi fate questa domanda, Ferre, come posso migliorare? Beh, dove ci si può concentrare lo vedete tutti, ragazzi. Io veramente vorrei capire quella cosa delle coppe lì sballate così come è nata, ma vabbè. Cioè, capite che alla fine i consigli che vi do sono bene o male sempre quelli, fino a un certo livello. Poi quando si comincia a salire, allora il discorso si comincia a articolare, ma all'inizio è veramente un discorso simile per tanti di voi. Quindi insomma con questo è tutto, vi ricordo la sfida dei like, 3500 porto l'episodio 2, 4000 porto l'episodio contro gli youtuber. Non, premetto subito, non mi vogliate male cari colleghi, ci becchiamo presto, un salutone, ciao belli.